Intervento. Chiedo alla regia, eccoci qua, Luca Boniardi. Buongiorno Luca. Luca Boniardi è dottore di ricerca in scienze ambientali con la sua tesi intitolata MAPSME, Mapping Air Pollution in a School Catchment Area of Milan with a Participatory Approach. Ha indagato sull'esposizione dei bambini agli agenti inquinanti nel percorso casa-scuola. È ora ricercatore presso Fondazione IRCCS Cagranda, Ospedale Maggiore Policlinico e vicepresidente dell'Associazione Massa Marmocchi Milano, per cui ha anche preso il Lambrogino d'oro, che per i non milanesi sarà poca roba, ma per i milanesi è una cosa importante. Luca, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti Di cosa ci parli? e grazie mille di avermi invitato. Allora, io vi parlo di esposizione dei bambini ad inquinamento atmosferico e percorsi, anche progettazione di percorsi casa scuola, cercando di mettere insieme un po' la mia esperienza di ricercatore e quella invece di volontario di Massa Marmocchi. Adesso io sto cercando di condividere lo schermo, datemi un feedback se si riesce a vedere qualche cosa. E Meraviglioso, invece ecco qua, io ho le slide. si vede tutto Ok, perfettamente. Ti partiamo chiedo di da. stare ai tempi, ti chiedo di stare ai tempi ai Sì, 15 minuti, non assolutamente. sparare che... Grazie. Vado velocissimo. Allora, ecco, io partirei da una piccolissima introduzione. Ha già detto tutto il professor Miani e io sono un ricercatore, quindi evito di dilungarmi troppo, però che l'inquinamento atmosferico sia, diciamo, una delle principali minacce per la salute pubblica a livello mondiale, questo lo sappiamo, ce lo dice ogni anno l'OMS, ce l'ha detto anche in maniera molto evidente il Covid l'anno scorso, come chi mi ha preceduto ha già potuto dire. Però, ecco, noi pensiamo all'inquinamento atmosferico come qualcosa di molto democratico, no? L'aria è la stessa che respiriamo tutti quanti. In realtà, se pensiamo soprattutto all'impatto, l'inquinamento atmosferico crea tantissime disuguaglianze. Io mi concentrerò solo su una di esse, che è, diciamo, l'impatto sulla popolazione, la fascia di popolazione più suscettibile, che sono i bambini. Che cosa sappiamo? Ormai abbiamo 30 anni di esperienza di studi sull'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei bambini. Un'evidenza, ormai si parla di meta-analisi, di review, quindi di studi che cercano di mettere insieme evidenze da tutto il mondo per avere un overview, un quadro generale. Ecco, sicuramente sappiamo che all'aumentare delle concentrazioni di inquinamento atmosferico c'è un aumento del rischio di insorgenza di asma e di moltissime altre patologie, diciamo, del sistema respiratorio e anche dell'esacerbazione, quindi delle complicanze legate a queste malattie. Ma sappiamo anche che ci sono delle problematiche dal punto di vista neurologico. Infatti, le particelle più piccole, di cui prima parlava Miani, possono anche passare le barriere, non solo quelle ematiche, ma anche le barriere olfattive, per esempio, e arrivare direttamente al cervello. Ed ecco che ormai ci sono delle evidenze che ci dicono come all'aumentare delle concentrazioni dell'inquinamento ci sia anche un aumento del rischio di deficit cognitivo o di riduzione dello sviluppo della memoria di lavoro, che è un po', diciamo, quella parte del nostro sistema cognitivo che è legato al comportamento. E in questi studi si parla molto sempre degli stessi inquinanti, PM2.5, PM10, NO2, black carbon, e si definiscono come traffic related soprattutto, quindi inquinamento da traffico. E perché siamo così fissati con il traffico? Beh, perché nelle città dove vive la stragrande maggioranza della popolazione, almeno qua, diciamo, nel mondo occidentale, l'inquinamento o le concentrazioni di queste particelle, di questi gas, è dovuto soprattutto alla presenza di traffico. Non possiamo scappare da questo. È vero che bisogna, diciamo, intervenire su tutte le sorgenti a disposizione, se no non ne usciamo, però non possiamo far finta di niente. Il traffico è un grave problema delle città nell'epoca pre-Covid, speriamo che non lo sarà nell'epoca post-Covid. E come siamo messi noi in Italia? Siamo messi maluccio. L'OMS dice che addirittura oltre il 98% dei bambini sono esposti a concentrazioni di PM2.5, quindi le particelle più fini, quelle che possono entrare più, diciamo, nel profondo le nostre vie respiratorie. Ecco, più del 98% sono esposti a concentrazioni più elevate di quelle soglie che l'OMS identifica come critiche, quindi al di sopra del quale c'è effettivamente un aumento di rischio di insorgenza di patologie.
Anche per questo ho scritto e ho proposto un progetto di dottorato che si chiama MAPSMI, quindi mappatura dell'inquinamento atmosferico in un bacino d'utenza di una scuola elementare di Milano, a quattro mani con il mio tutor, professoressa Fustinoni, e abbiamo poi vinto anche un grant per il progetto. E in che cosa consisteva? Sostanzialmente in un processo partecipato, quindi entrare direttamente dentro la scuola, coinvolgere maestre, maestri, genitori, bambine, bambini, e anche cittadinanza del territorio, in un monitoraggio del black carbon, che diciamo abbiamo scelto e identificato come il migliore inquinante, che in qualche modo è rappresentativo di tutto l'inquinamento da traffico a livello urbano, ecco. Quindi monitorare e modellizzare questo inquinamento all'interno dell'area e poi seguire i bambini, un centinaio di bambini, nelle loro attività quotidiane, chiedendogli di indossare un monitor di black carbon e anche di altri inquinanti, di compilare un diario delle attività e anche indossare un GPS, così da poter vedere l'inquinamento in relazione a tutte le varie attività e i microambienti. Che cosa abbiamo visto? Bene, in una giornata tipo, nelle 24 ore di una giornata tipo, durante la settimana lavorativa, il 58% del tempo i bambini lo passano a casa, il 34% a scuola, e solo una piccolissima percentuale del tempo viene passata in altre attività o microambienti, quindi attività al chiuso, attività all'aperto e spostamenti. Se facciamo lo stesso ragionamento sull'esposizione, le cose cambiano un pochino, perché il peso relativo degli spostamenti passa dal 2-3% al 7%, e il peso relativo della scuola passa dal 34% al 37%, mentre si riduce quello della casa. Se poi passiamo alla dose, che è un altro, diciamo, concetto, ancora un pochino più complesso, perché diciamo, noi siamo esposti a delle concentrazioni, ma poi queste concentrazioni devono essere anche assimilate dal nostro organismo, quindi qua si introduce per esempio il concetto di tasso inalatorio. Noi, se ci spostiamo in maniera attiva soprattutto, abbiamo un volume inalatorio che aumenta, e quindi è più probabile che andiamo a ricevere una dose più alta di inquinamento atmosferico. Ecco che gli spostamenti passano dal 2% se vediamo il tempo, al 7% se vediamo l'esposizione, all'11% se vediamo la dose. Una cosa simile la vediamo sulla scuola. Quindi diciamo che gli spostamenti è il microambiente dove noi veniamo, e i bambini soprattutto vengono esposti a una dose, un'esposizione, un inquinamento più intenso, quindi a minor tempo equivale a una maggiore esposizione, una maggiore dose. E in che arco di tempo vengono esposti? Beh, qua, ecco, questo grafico ci fa vedere, diciamo, l'andamento temporale da mezzanotte a mezzanotte, quindi 24 ore. È molto evidente un picco di esposizione durante proprio il tragitto casa-scuola, l'ora di punta mattutina. E vediamo anche come in inverno le concentrazioni siano ben più elevate, dalle 3 alle 4 volte più elevate, proprio per quelle cose che ci diceva anche prima Miani. Quindi poi io questo monitoraggio evidentemente è basato sulla pianura padana, dove ci sono delle caratteristiche che aumentano ancora di più queste particolarità. Quindi durante l'inverno noi siamo esposti a concentrazioni veramente molto elevate. E sulla scelta modale e dell'esposizione durante il tragitto casa-scuola, che cosa possiamo dire? Bene, qua non l'ho scritto, mi sono dimenticato, mannaggia me, però ecco, i miei bambini più o meno il 30% di loro sceglievano di andare in macchina a scuola, ancora il 30%, che diciamo non è poco, e questo percentuale... sceglievano, cioè un bambino che sceglie di andare a scuola in macchina, significa che questo è un grave errore. Significa che la mattina si sveglia, prende le chiavi della macchina, mette in moto e va. Questo è un grave errore, mi farò perdonare assolutamente. No, i genitori sceglievano di portare i loro bambini a scuola in macchina. E se vogliamo vedere se è più esposto chi va a piedi o chi è esposto più chi va in macchina, ecco, la cosa è molto difficile da vedere. In primavera, per esempio, era chiara la differenza tra chi va a piedi e chi va in macchina, quindi chi va a piedi era molto meno esposto. In inverno la situazione cambia, chi va a piedi era più esposto di chi andava in macchina. Se prendiamo il biossido di azoto, che è un altro contaminante che abbiamo indagato, la situazione è, diciamo, sostanzialmente equivalente, non ci sono differenze significative. Però
non stiamo qua a fare il gioco di chi è più esposto, di chi è meno esposto, perché è evidente che chi decide di andare in macchina è parte del problema, o anche in motorino, insomma, chi utilizza il mezzo motorizzato è parte del problema, perché come ci dice il piano urbano della mobilità sostenibile di Milano, il 20% del traffico dell'ora di punta mattutina è proprio dovuto agli accompagnamenti casa scuola. Quindi io, diciamo, sposterei il focus, sposterei la narrazione sulla scelta modale invece che sull'esposizione, anche perché è complesso, dipende dagli inquinanti che vai a prendere in considerazione. E quindi bisogna studiare il perché i genitori scelgono, e non i bambini, di andare a scuola con un certo con un certo mezzo. E qua ci viene in aiuto uno studio che ha fatto AB Città, che è, diciamo, è stata la cooperativa che ha gestito il Pedibus a Milano per tanti anni. Qua diciamo, le scuole coinvolte erano state 46, tante i questionari analizzati, ecco che si vede come chi sceglieva di andare in macchina o in scooter, il 34% di loro diceva che aveva problemi ad andare a lavoro dopo. Quindi sostanzialmente io devo andare a lavoro, ragazzi, quindi devo andare in macchina, vado in macchina, prendo la macchina, è più facile, è più immediato, così. E l'11% diceva, abbiamo fretta, non vogliamo fare tardi, è così. Quindi, diciamo, sono cose legate sostanzialmente all'organizzazione del tempo. Dopodiché alla domanda, ma perché, cosa sono gli ostacoli che non permettono ai bambini di andare a scuola a piedi? Il 21% diceva la pericolosità del tragitto, il 14% il traffico, il 4% l'inquinamento. E queste diciamo, evidenze sono state confermate da un più piccolo studio che abbiamo svolto con Massa Marmocchi in questo inverno. 100 sono state i questionari analizzati, solo di quelli che andavano in macchina, ma si riproducono esattamente le stesse percentuali. Che cosa ci dicono questi dati? Questi dati ci dicono che c'è un'opportunità di ripensare i tempi di vita e i tempi di lavoro per favorire le famiglie e vivere in maniera più sostenibile e dar peso a che cosa fai fare al tuo bambino durante il tragitto per la scuola, che non sembra, ma anche dal punto di vista simbolico è importantissimo. Il bambino sperimenta il proprio territorio, il bambino va a scuola camminando, capisce quanto sia importante muoversi in maniera attiva, e poi, come abbiamo sentito anche il prof. Miani prima, è importante camminare da un punto di vista delle ricadute sulla salute. E poi c'è la necessità invece di intervenire sul tessuto urbano, dal punto di vista proprio strutturale. Bisogna favorire in modo deciso la mobilità attiva e di quartiere. Ci sono stati dei passi in avanti, sicuramente. Il PUMS, per esempio, di Milano prevede i piani della mobilità scolastica, che è un processo partecipato, partire dal basso, che serve all'obiettivo di raccogliere informazioni, raccogliere dati, identificare criticità e proporre delle alternative e diciamo delle azioni sul territorio, e identifica i percorsi casa scuola prioritari, li definisce, molto interessante questa definizione, perché dovrebbero essere quei percorsi casa scuola che nel bacino d'utenza, diciamo, possono raccogliere la maggior parte di persone, e questi percorsi prioritari dovrebbero essere messi in sicurezza. Dopodiché, collegato ambientale 2015, entrato in vigore nel 2016, ha identificato il mobility manager scolastico. Questo è stato molto importante per le università e funziona molto bene nelle università, invece nelle scuole superiori e nelle scuole medie e elementari, diciamo, siamo ancora veramente ai primissimi passi. C'è un'esperienza molto interessante a Milano fatta da genitori antismog e il municipio 6 con il presidente della commissione urbanistica e della mobilità, che si chiama Fabrizio Delfini. Hanno fatto una call for proposal, diciamo, hanno chiamato tutte le scuole del territorio dicendo, ragazzi, facciamo, identifichiamo delle maestre, dei maestri di riferimento, noi vi facciamo la formazione e poi facciamo la prima esperienza di indagine sulla mobilità. Lì una rete di coordinamento di associazioni, tra cui anche Massa Marmocchi, Bike to School Roma, insomma nazionale, di livello nazionale, che si chiama School Streets, le strade ai bambini, e grazie anche al lavoro di ANCI, si è inserita il concetto di zona scolastica all'interno della normativa. Zona scolastica che è quella zona in prossimità delle scuole che deve essere messa in tutela sia per l'ambiente che per i pedoni, quindi per limitare, diciamo, per aumentare la sicurezza dei bambini e per ridurre l'inquinamento atmosferico all'interno delle scuole. Finisco dicendo che è ovvio che se riuscissimo a recuperare tutte queste informazioni sul territorio, quindi per ogni scuola il bacino d'utenza e vedere dove arrivano i bambini,
mettessimo insieme queste informazioni con le mappe di inquinamento che a livello di ultralocale, che ormai sono diffuse, abbiamo le tecnologie per farlo, questa è quella che ho proposto io nei miei lavori, ma diciamo ce ne sono tantissime, ecco che potremmo mettere insieme queste informazioni per identificare i percorsi prioritari, metterli in sicurezza, aumentare il numero di bambini e di famiglie che decidono di andare a scuola a piedi o in bicicletta e in contemporanea ridurre l'esposizione ad inquinamento atmosferico. Diciamo sarebbe una di quelle famose win-win strategy, e queste sono un po' le conclusioni. Se io devo finire poi concludendo il tutto, ecco che l'approccio partecipativo è importantissimo, perché bisogna partire dalle scuole, dalle maestre, dai genitori stessi, per poi aumentare anche la consapevolezza su questi temi. Sarebbe importantissima una raccolta sistematica e strutturata di informazioni, che poi potrebbero essere messe a disposizione di chi progetta e di chi studia la città per nuove soluzioni innovative. E infine, a livello normativo, è evidente che il concetto di zona scolastica è un pochino ristretto a quello che abbiamo intorno alla scuola, è importantissimo sicuramente, perché come abbiamo visto la scuola ha anche un peso importante nell'esposizione dei bambini, però ecco, se riuscissimo ad allargare questo concetto all'intero bacino d'utenza e quindi al discorso dei percorsi prioritari, l'obiettivo di identificare dei percorsi dove agire per favorire la mobilità attiva e ridurre l'esposizione ad inquinamento atmosferico, ecco, questa sarebbe una rivoluzione a livello normativo auspicabile. E grazie mille per l'attenzione. Perfetto, grazie mille Luca Boniardi. Una domanda, mi sono distratto. Stai dicendo sì. Quindi che come dire, i gas di scarico che tendono delle automobili fuori dalle scuole sono dannosi per la salute dei bambini? Penso che lo stiamo dicendo, non lo sta dicendo Luca Boniardi, lo sta dicendo la letteratura scientifica da 30 anni a questa parte, quindi sì, continuiamo quindi a ribadire. Quindi non sono stato l'unico a distrarsi, diciamo che c'è anche un pochino, i media si sono distratti in questi 30 anni, che non si sono, ma guarda che è incredibile questa cosa, che non ci si rende conto che insomma la scienza, le pubblicazioni scientifiche dicono queste cose e queste cose non escono sui giornali, non ci ero lì. Penso che sia importante anche quello che hai detto prima, perché dobbiamo mettere un po' fuori il nostro coraggio, dobbiamo venire più fuori a dire quello che sappiamo, perché evidentemente la narrazione generale dei media dà più spazio a quelle informazioni che diciamo sono poco suffragate da poi dati scientifici. Questo è un grosso problema del nostro paese. Perfetto, ecco, prima di lasciarti andare una domanda, la stessa domanda che ho fatto prima al professor Miani, siamo in fase di consultazioni, sappiamo bene che insomma, si sta cercando gente per fare un nuovo governo e via dicendo. Ecco Luca, se dovessero chiamarti per entrare a far parte del nuovo governo, quale sarebbe quella cosa, quella singola cosa che faresti domani mattina perché... insomma, è quella che avrebbe il maggior impatto possibile sul tuo ambito di conoscenza, d'altronde. Ma io andrei immediatamente a lavorare a testa bassa sul Recovery Fund e sul Next Generation EU, cercando di drenare il più possibile di quei soldi verso la riconversione energetica.